E buonasera, buonasera, bella gente. Come va, ragazzi? Benvenuti in questa puntata serale del Zolord. Chiedo scusa se non ho fatto live oggi pomeriggio, ma ho avuto un piccolo problema che poi si è verificato. Un piccolo errore del computer che meno male sono riuscito a risistemare. Comunque, visto che ora sono a casa, mi sto gustando la pizza e sto andando iniziando questa live. Per sicurezza continuerò un po' con te su Feriche perché devo finire ancora di controllare tutto il resto del computer. Perché stasera volevo portare qualche altra cosa, vabbè. Comunque ragazzi, ricordo che stasera non sono l'unico in live, ma c'è altra tanta bella gente simpatica che abbiamo. Abbiamo la nostra Karim, che stasera sta portando una bellissima live insieme magari, e compagnia della sua madre, la sorella gemella. Poi abbiamo il nostro Raki TV che ci porta del talk show. Il nostro Nola con il Retro Games. Poi il nostro Dedro con Ghost of Tsushima. Lo tiranno con Minecraft. Glitter 8 con Death Premonition 2. Robo con Valorant. Killer Joy con Devil May Cry HD Collection su PS4. Shingamen con Ghost of Tsushima. Gabriel Auditore che sta facendo Just Chanting. Yeye che sta portando Valorant. E Pippo Show con Apex Legend. Poi Yeye con Valorant, non risalvo con il retro e Isabella che ha appena iniziato la live. Intanto continuiamo. Il peso della colpa quando cibo può. Ma questo già l'avevo letto. Ah, si è salvata. La mia piccola Taisha, aperta in due. Le sue budella si sono sparse per la strada. Almeno è morta la svelta. Abbiamo un'intera città avvolta dal caos. Tuo fratello non ha voluto farci entrare. Sembra che la fortuna ti abbia voltato le spalle. Ehi, hai sentito? Uccideremo tuo fratello! Presto, Thor. Quell'uomo ha bisogno di te. Dagli quello che... Ora sono proprio incazzato! Sono ancora vivo. Grazie per averlo salvato. Ti ho aperto degli armadietti nel negozio. Prendi quello che vuoi. A noi non servirà più.
bruceremo tutti all'inferno. Andiamocene da qui. Bel lavoro, Torque. Mio adorato paziente, mi spiace doverti informare che sei affetto da una gravissima forma di psicosi. Blackmore è un male estremo e per affrontarlo serviranno estremi rimedi. E quale posto migliore per farlo se non la maestà del palcoscenico? Vieni al Grand Theater e ti insegnerò alcune cosette sulla recitazione. Non mi troverà mai. Qui dentro non mi prenderà. Gesù Cristo, no! Nessun luogo è sicuro. E i giusti abbatteranno i diavoli. Cosa? Torque? Sono io. E Chaira. Non ti ricordi del tuo vecchio compagno? Salam aleikum, fratello mio. Ho saputo del tuo processo. Sembra un altro di quei casi in cui l'uomo bianco si accanisce su di noi. Qualunque cosa sia successa è una questione tra te e tua moglie. Non ti giudicherò per questo. Devi solo temere il giudizio di Allah. Ora che hai trovato quel che cercavi, ascoltami. Avevo stretto un patto con i miei fratelli. Quando la città prese fuoco, ci demmo appuntamento presso un ricovero. Sono uomini onesti e devoti, ma ci farebbe comodo il tuo aiuto. Sei con noi, fratello? Meglio di niente.
teatro stasera? Non tardare. Non vorrei che ti perdessi l'attrazione principale. Oh, hai ragione. Ho sbagliato, scusami. Sei tu l'attrazione principale. Non far aspettare il tuo fedele pubblico. Che fame. Il reverendo ci porterà da mangiare. Mi è sembrato di vedere un gojo ieri. Non riesco a pensare ad altro che al cibo. Che sapore strano. Ehi, reverendo, dove l'hai presa? Le vie del cibo. Mio Dio, stiamo mangiando carne umana. Dovevamo mangiare qualcosa. Bruceremo tutti all'inferno per questo. Almeno ho consumato la doppietta. Ah, a proposito, ragazzi, non abbiamo letto le pagine degli archivi. Questo fascino assassino. Di tutte le creature incontrate, questa è la più comune. L'assassino ha forma umana, ma i suoi arti sono in realtà delle lame e la testa è sospesa sopra il corpo con un congegno metallico. L'aspetto dell'assassino ricorda quello dei delinquenti armati di coltello, anche se le sue lame sono più lunghe e affilate di quelle che si vedono normalmente in giro, anche nelle strade più malfamate di Baltimora. Gorger. Insieme al lebbroso che infestava l'isola di Carnate, questo Gorger si distingue per l'insaziabile appetito che è parte del suo comportamento innato. I denti incredibilmente aguzzi e le robuste mascelle non fanno che confermare la sua indole. Sembra che tale creatura sia l'incarnazione di una leggenda metropolitana di Baltimora, che narra di un'insaziabile creatura che si nutre di qualsiasi cosa trovi. Ok. Riccione. Sarai sicuramente stufo di sprecare il tuo tempo con quel borioso fanatico. Hai problemi ben più importanti. Ti farò entrare al Grand Theater, questo magnifico tempio della cultura. Così potrai trovare ciò che ti serve. Ma ora smettila di sprecare il mio prezioso tempo.
Piromane. La caratteristica più interessante di questa creatura è la sua capacità di sopravvivere avvolta dalle fiamme. Finché il suo ospite è in vita, il fuoco non cessa mai di ardere. Le carni della creatura si riducono in cenere, eppure essa non sembra soffrirne. A Baltimora si verificano molti incendi di edifici abbandonati, e spesso i poveri che cercano rifugio in quelle fatiscenti costruzioni rimangono intrappolati e muoiono tra le fiamme. Se solo potessero sopravvivere come il piromane. Ok. Che posso accontentarmi di un credo di sì. È il nostro destino, ragazzi. C'è uno di quegli stronzi pieni zeppi. Non usciremo di qui finché quella cosa non sarà morta. Ammazzala e ti lasceremo entrare. Sei un po' troppo sciroccato per stare qui dentro con noi. Non possiamo correre rischi. Non vogliamo che tu attiri altri mostri. Se pensate di essere al sicuro, non vengo. Oh Cristo, da dove cazzo è buscata quella cosa? Quelli come te non possono sfuggire alla legge. Devi aiutarci! Ho aperto la porta! A me. Seguimi. Aiutami, cazzo, aiutami! O preparati a una morte prevista.
Si sta avvicinando! Merda! La caccia è aperta. Ci è mancato poco, amico. Perché hai portato qui quel tizio? Hai fatto del tuo meglio, Tork. Oh Cristo, sta attento, Lenny! Perché non hai salvato Lenny? Stupido figlio di puttana! Levati dai piedi, amico! Attiri quei mostri come una calamita! Wow. Mamma mia, erano in troppi. Ah, sono sbuato.
Non bene che ci sono le cazzo di munizioni qua. Anche il piromane. Muori. Qualcun altro? Thor, ho sempre avuto fiducia in te, ma non riuscirai mai a raggiungere Blackmore da solo. I più forti fuggiranno. La gente chiedeva a gran voce qualcosa che l'aiuti a dimenticare e fuggire qualcosa. Finché ci sarà questo bisogno, la guerra non sarà mai vinta. Allora ragazzi, vi informo che anche la nostra Mad Gami sono in live. Prima però vi delizierò con un piccolo assaggio del... Datemi solo un secondo ragazzi.
Ok. Le mie impareggiabili doti di attore. Ora che la tempesta è tornata ad infuriare su di noi, quale modo migliore per placare le bestie feroci? Continua. Trovi la roba. Ahimè, ho trascorso una notte disgraziata, così piena di sogni spaventosi, di orrende visioni, che quanto è vero che sono un fedele cristiano, non vorrei passare una notte come questa, fosse anche per procurarmi un mondo di giorni. Come angeli custodi sino al mio ultimo istante. E quando la scure cadrà su di me, separando l'anima mia dal corpo, fate una sola dolce offerta delle vostre preghiere e sollevate la mia anima al cielo. Avanti, continua. Trovi la eccellente creatura. Squagli, la tiri su e poi te la spari in vena. Sì, giusto. E poi ricominci. Avanti. Sarà la fine del mondo. Tu sei un angelo di paradiso, ma io son giù, legato mani e piedi a una ruota. Notizie flash, dal nostro inviato a Baltimora. La città è in preda al caos, minacciata da orde di orribili mostri contro le quali le forze di polizia sono impotenti. E il nostro eroico Tork è tornato esattamente al punto di partenza. È triste, vero? Le creature, i massacri, la tua famiglia, i dubbi sul tuo passato. È ricominciato tutto. Sembra il patetico seguito di un film di successo, non è vero? E per completare il cast, chi meglio dell'eroina sexy del tuo ultimo fiasco? Tua moglie Carmen, che non sembra proprio in grado di riposare in pace. Non capisci quanto ci hai deluso, Tork. Dovevi proteggerci, ma la tua ira ti ha procurato dei nemici e per noi non c'è stato più scampo. Tork, ci fidavamo di te. Dovevi sapere che non avresti potuto essere sempre lì con noi per proteggerci. Oh, che scena strappalacrime. Ma ho sempre ritenuto che i morti fossero più affascinanti dei vivi. Posso immaginare la tua confusione. Hai fatto le scelte giuste, eppure sei ricaduto nel vortice della disperazione. C'è forse qualcosa o qualcuno di cui non mi hai ancora parlato? È arrivato il momento che tutti i giocatori scendano in campo. Alla fine della partita resteremo solo noi due. E forse qualcun altro. Dovresti conoscerlo già, in caso contrario ho degli amici che possono aiutarti a ricordare. Cerca di uscire, non te la fai.
Dove sei? È bello vedere la tua vera natura. Ora ti ricordi cosa devi fare per arrivare fino in fondo. Bentornato. Muoio dalla voglia di giocare con te. Noi. E così ci risiamo, Tork? Ma forse è meglio così. Temo che avrai bisogno di ogni mezzo a tua disposizione per sopravvivere a questo caos. Usalo saggiamente e ti accorgerai di quanto possa esserti utile. Dove tutti i tossicodipendenti si recano per cercare delle risposte. Vai sempre dritto e ora sbrigati. C'è ancora molta strada da fare. Ehi, amico, che ci fai qui? Cazzo, proprio un'idea geniale piombarmi addosso così. Oh, tossico di merda. Ha bisogno di aiuto. Ma tu somigli a... Non è possibile. Papà, che cazzo ci fai tu qui? Muoviti. Fanculo. Di solito passo da qui senza nessun problema. Ma oggi proprio non... Cazzo, ci mancava solo questa adesso. Ecco che ritornano.
arriveremo mai con tutti questi mostri in giro? Aiutami, papà! Se c'è un modo per girarci intorno per buttarlo giù. Ma devi inventarti qualcosa, papà. Si è smesso di farmi. Grandioso papà. Sapevo di poter contare su di te. Ti sei sempre preso cura di me. Ma ora sarò io a prendermi cura di te. Vedrai. Ma adesso muoviamoci. Sto di merda. Figurati io. Salvo sempre per sicurezza. È bello che posso disporre un sacco di bocche di fuoco, Se non c'è... Tossicoma sta bene. Dove diavolo sono i rinforzi?
Diciamo che ti nomino mio vice. Dopo tutto, credo ancora in te. Se non ci arrivo più presto, tanto vale che mi spari direttamente. E ora che si fa? Non lo so, Clark. Mi venisse un accidente se lo so. Sembra che non ce ne siano altri. Già, ma lo sa il diavolo quando finirà questa faccenda. Non manderanno la Guardia Nazionale? Stai scherzando? Ai federali non gliene frega un cazzo di Baltimora. Dai, papà. Di non essere stato più attento al mio fratello. Quanti ricordi piacevoli, Tork. Eppure ora credo che sia qui che le cose hanno cominciato a girare male. Dopo sono diventato ancora più schiavo della droga. Come hai detto di chiamarti? Tutti mi chiamano Tork. Che razza di nome stupido. Non potrei mai chiamarti così. Ma tu puoi chiamarmi come vuoi. Hai l'aria di uno che ci sa fare. Ho una proposta. Farai molti più soldi di quanti ne guadagneresti in un anno come sparring partner in quella specie di palestra. Anche quando mi porti in un locale di lusso, mi piace tornare qui, dove è iniziato tutto, in questo vecchio gazebo. E com'è che tutta quella grana? Come hai detto che si chiama quel tizio? Blackmore. È qui che vi siete incontrati, vero? Se vuoi fare strada non devi avere legami. La mia gente deve avere la mente lucida e sgombra e non farsi abbindolare dalle parole di qualche pollastrella. Ti consiglio di lasciarla perdere. Non è così che si mantiene una famiglia, Tork. Nessuna somma di denaro può ripagarti. Ti sta solo usando. Stai commettendo un errore. Sei nato per diventare qualcuno. Non puoi abbandonare tutto quanto. Ricordati solo questo. Quando scenderà la notte, io sarò fuori ad aspettarti. Mi ha telefonato Tork al lavoro. Ha detto... non riesco neppure a ripeterlo. Ma mi ha detto di pensare ai miei figli. Cosa diavolo voleva dire? In che guaio ci hai cacciati? Mamma mia, ma sono tosti questi. Pistolero, il corpo di questa creatura è formato dal cadavere di un uomo e presenta ferite multiple di arma da fuoco, in particolare alla testa, che è quasi del tutto mancante. Le sue gambe ricordano quelle di un ragno e sono dotate di una specie di fucile mitragliatore.
Come l'assassino, anche questo pistolero sembra incarnare la violenza che domina nelle strade di Baltimora, dove ogni anno numerose persone perdono la vita per mano di delinquenti armati. Missione di Canal Street. Una delle storie più tragiche di Baltimora si svolse durante la Grande Depressione. Negli anni 30, a causa della scarsità di cibo, un reverendo offrì ai suoi fedeli che morivano di fame della carne umana. Questo episodio ricorda la famosa leggenda urbana della creatura nota come Gorgia. Quando il cibo scarseggiava, le madri raccontavano ai figli che il Gorgia si era mangiato tutto e che se non si fossero comportati bene, presto avrebbe mangiato anche loro. Ok. Salvo qua intanto. Mamma mia, è stata una bella battaglia, eh? Se non ci arrivo presto, tanto vale che mi spari direttamente. Ehi, aspetta, chi è quel... Che piacevole sorpresa. Speravo di vedere il rifugio segreto di un violento sociopatico. Invece me lo ritrovo davanti in carne e ossa. Voglio... Cosa? Ti strapperò le budella e tu mi implorerai col di farlo. Cavolo! Cos'hai lì dentro, Tork? Rivelerai i tuoi segreti? Lo sai che è così che lavorano queste puttane. Ti si appiccicano addosso e cercano di succhiarti via la vita. Sta attento, se non vuoi che ti svuoti. Chissà cosa ha in mente quella stronza. Dicono che se salvi qualcuno poi sei responsabile della sua vita o roba simile. Ora devi prenderti cura di me. So, capito? Quando devo starmene buona. Proprio laggiù. Non vedo l'ora. Caro Tork, è sempre un piacere rivederti. Eppure è una sensazione così agrodolce. Abbiamo così tanta strada da fare e non posso certo riuscirci con tutta questa gente in mezzo ai piedi. Proviamo così. Hai mai visto gli effetti delle droghe raffinate sul cervello umano? Non fartelo sfuggire finché sono ancora vivi. Oh sì, com'è affascinante! È così difficile trovare dei buoni pazienti. Ah, non fanno che morire. La mente umana è così fragile, basta poco per farla impazzire. E ti dicevo, molto triste. Molto interessante. Dimostra un attaccamento morboso nei tuoi confronti. Meglio lasciarlo in vita e vedere quali benefici può trarre da una terapia. Torniamo al lavoro. Se voglio guarirti una volta per tutte, devo assicurarmi che tu entri in contatto con il bambino che c'è in te. Il tuo rabbioso bambino. Ci aiuterà una belva assolutamente unica che ho scoperto. Per sconfiggerla dovrai fare ricorso alla belva che c'è in te. Falla uscire. Usa la tua forza brutta. È tutto ciò di cui hai bisogno. Thank you.
concentriamoci sugli altri problemi che ti affliggono. Ascolta e impara, Tork. Ora sai che la fonte di tutti i tuoi problemi è quel mascalzone di Blackmore. Chissà se qualcuno sa dove trovarlo. Ho sparso la voce che sto cercando Blackmore. Conoscerò le sue mosse in anticipo. Un giorno lo acciufferò, quel farabutto. Ah, sì, il tuo caro amico Miles. Ma dove sarai in un momento come questo? Il bar è come un ventre materno. Mi fa sentire al sicuro. Anche nel giorno del giudizio mi troverai lì. Voilà! E ti ho lasciato qualcosa che ti porterà dritto da lui. Dai, papà! Anzi, ci siamo quasi! Il mio bambino! Non smetteva più di piangere! Sbrigati, papà! Il mio povero bambino! Non ce la facevo più a sentirlo! E così ho dovuto chiuderlo lì dentro! Ma ora piange ancora più forte! Lo senti? Su, cosa stai facendo? Sbrigati, papà! Avanti, su, cosa stai facendo? Avanti, ci siamo quasi! Ti fa male, piccolino! La mamma vorrebbe farti passare la bua! Vorrei tanto poter venire da te! Avanti, su, cosa stai facendo? Ma levato! Sbrigati, papà! Sei l'unico che l'ho aiutato veramente. Papà! Sì, papà. Questa roba è proprio buona. Se la prendo, mi sento felice. È l'unico momento in cui posso dimenticarti. Avanti, ci siamo quasi! Oh sì, Freddy! L'hai tenuta da parte per me! Sto arrivando, bello! Che ci fai lì per terra? Stavo qua, vorrei capire come faccio ad entrare a quel punto dove
Quella ha chiuso il suo bambino. Là sotto c'è un casino. Non voglio averci niente a che fare. Mamma, dove sei andata, mammina? Faccio più. Dovrò farmi come un cammello. Mannaggia miseria, ma meno male che ho salvato. Che si è tagliata male, va bene qualsiasi cosa. Voi mocciosi non valete una cicca. Là sotto c'è un casino. Non voglio averci niente a che fare. Io mi scavo sacco di quella roba. Buona fornitura questa settimana, Il mio bambino! Ai miei tempi non era facile trovare una dose. Mica come adesso, che la merda si vende a ogni angolo di strada. Avete la pappa pronta voi. Dovrò farmi come un cammello per dimenticare questa storia. No! Dov'è il mio bambino? Papà, aiuto! Cosa ti sta facendo? Ti prego! Ti prego, no! Presto! Il volere del popolo, per ogni persona che combatte l'ingiustizia ce ne sono 10 che ci sopra. Capri, il cacciatore di schiavi, si arricchiva sfruttando la sua conoscenza del prete. Tossicomane. Evoluzione del tossicomane incontrato a Carnate. Questa creatura ricorda i tanti drogati che affollano i quartieri più poveri di Baltimora. La sua natura lo porta ad assalire i nemici attaccandoli con delle siringhe, il che lo rende più simile ad un violento spacciatore che a un tossicodipendente. Le siringhe che abbiamo analizzato contengono una particolare sostanza derivata dall'eroina, capace di uccidere all'istante qualunque essere umano. Segno di lui. La Jordan dovrà rassegnarsi. Prepariamoci a smontare.
mobilitare. Dobbiamo tornare al porto. Non c'è nessuno. Tiriamo via. Mi sono rotto di questo posto. Tiratore scelto. Questa creatura è pressoché identica a quella che si vede spesso sull'isola di Carnate. Con la schiena irta di fucili, è in grado di sbucare dal sottosuolo, il che, data la sua forma gigantesca, lo rende particolarmente spaventoso. Nell'oscuro passato di Baltimora, vi sono dei rari casi in cui l'esercito è stato chiamato a sedare delle rivolte civili. È plausibile che questo tiratore scelto rievochi quei terribili episodi. Sei andata, mamma mia. Ti ricordi questo bar? A me non piaceva, ma tu ci venivi per vedere Miles. È qui che le cose hanno cominciato a girare per il peggio. E poi non c'è stato più scampo. Quindi Blackmore ha minacciato Carmen? È un reato grave. Blackmore è qui? Dove? Mostrami quell'imbroglione da strapazzo. Non l'ho mai visto in faccia. Ehi, conosco la tua vecchia. Belle tette. Me la farei volentieri. E sono sicuro che ci starei. Non essere scortese con i miei amici. Sei nel mio bar. Mostra un po' di rispetto per un padre. Tuo figlio Cory? Gli ho venduto della neve la settimana scorsa. La prende per dimenticarsi cosa di te. Cosa hai fatto a mio figlio? Che razza di puttana hai sposato? Sei sicuro che sia figlio tuo? La violenza fa per... Che schifo, Torque! Hai sparso la sua materia grigia sui miei bei pavimenti nuovi. Se l'è cavata con poco. Fermo dove sei, faccia guarda, a terra! Guarda, che ci fa la polizia qui? Toglimi queste manette! Ci hanno incastrati! Avete preso gli uomini sbagliati, amico! Perché non arrestate quel camaleonte culo di piombo di Blackmore? Te l'ho detto che non potevi andartene. Cosa dirà la tua mogliettina adesso? Miles è forse il miglior amico di Torg. È intelligente e penso che sia un bravo uomo, ma tende a cacciarsi sempre nei guai, finendo per coinvolgere anche Torg. È proprietario di una bettola, The Underground, ed è lì che Torg venne coinvolto in quella rissa che gli costò il carcere. Mi sono sempre chiesta che ruolo avesse avuto Miles in quella faccenda. Ho cercato di tenere Torg lontano dalla sua cattiva influenza, ma invano. Penitenziario di Eastern a Baltimora. Sebbene Abbott sia un carcere di massima sicurezza che ospita alcuni tra i detenuti più pericolosi, il penitenziario di Eastern si porta dietro una fama ancora più terribile.
Situato nella parte più inospitale della zona est di Baltimora, per 50 anni è stato gestito da crudeli direttori e odiose guardie. Sembra che di recente il feroce criminale Blackmore vi abbia trascorso un breve periodo. Ecco infine un detenuto che supera in malvagità i suoi carcerieri.1974. Arrivato da non molto giovane, è stato oggetto di significati atti di potenza da parte degli altri. Agito adottando una tendenza che temiamo derivata da un evento traumatico. Una scala, muovi il culo e vieni quassù. Guarda dritto davanti a te. Ho già incontrato questi tizi con i fucili prima d'ora e non ci tengo a farmi imbottire di piombo. Me ne vado. Mi sono autodistrutto con il lanciagranate. Dove andare? Ora ti lancio una scala. Muovi il culo e vieni così. Guarda dritto davanti a te. Ho già incontrato questi tizi che mi sono fino ad ora. Non ci tengo a farmi imbottire di più. Me ne vado. Il bersaglio principale è mio. Finiamo questo capitolo. E non si tende a farmi imbottire di cose. Me ne vado.
Ups. Venite dentro. Qui se... Nessuna organizzazione clandestina può impedirmi di catturare le mie. Siete solo oggetti. Fisco ai legittimi proprietari. Schiavi non possono correre per sempre. Ti diverti a uccidere i miei segugi? Sì. Tutti hanno i propri ferri del mestiere. I miei sono vivi e affamati. Credi di essere un cacciatore, ma non sai nulla di quest'arte. Come ci si sente ad essere la preda? Ti diverti a uccidere i miei segugi? Ogni uomo ha un proprio odore. I miei cani non dimenticano. Non hai scampo. Ti diverti a uccidere i miei segugi? Ogni uomo ha un proprio odore. I miei cani non dimenticano. Tutti hanno i propri fermi del mestiere. I miei sono vivi e affamati. Credi di essere... Non ci resta che... Non avremmo mai dovuto lasciare la piantagione. Tanto per figlio da tua retta. Pure siamo morti. Cosa abbiamo fatto? Ehi, sono quassù. Prosegui lungo la strada con me, ci arriveremo.
Ammazzateli! Ammazzateli! Voglio prendermi un souvenir! Ammazzateli tutti! Poi ci penserà Dio! Toccare il fondo, la storia ricorda degli architetti, ma l'unica lapide che ricorda gli operai nati per sempre. Ok, salviamo. Allora ragazzi, concludo qui quest'altra mia live serale. Ringrazio a tutti quelli che sono passati, che mi hanno lasciato il follow e molto altro ancora. Ci vediamo molto probabilmente domani pomeriggio, se non ho intoppi. E continuerò un poco The Last of Us. Comunque ragazzi, voglio farvi il seguente annuncio. Non appena avrò preso le cosiddette ferie, farò in modo di fare live sia dalla mattina, pomeriggio e sera, portando vari giochi su PlayStation 4, PlayStation 1, PlayStation 2. E durante il tempo vedrò anche di sistemare la PS3 e sperando che riesco anche a fare tutto il resto. Per la Xbox e quella 360 mi ci vorrà ancora un altro po' di tempo, ragazzi. Bene, prima di andarci vediamo un po' da chi possiamo andare. Ok, buonanotte a tutti. La cosa brutta che non mi piace è una sola. Tornare.